Questo programma è offerto da... Buon pomeriggio e benvenuti alla seconda puntata di questa trasmissione In difesa, diritti e insidie. Questa sera parleremo di un argomento interessante e di grande attualità, la rottamazione delle cartelle di pagamento. A fra po'. Stanchi dei soliti problemi condominiali? Affidati ad uno studio di amministrazione condominiale professionale. Lo studio SAC di Contino Filippo & Partners offre professionalità, competenza, organizzazione e trasparenza nella gestione condominiale. SAC per amministrazioni di condomini di immobili, immobili privati, società ed enti. SAC di Contino Filippo & Partners lo trovi a Largo Rosolino Pilo 39D, Catania. Per contatti telefona allo 095 44 94 60 o puoi inviare una mail a info@sacdicontino.it. Il tuo condominio in mani sicure. Vi presento gli ospiti in studio. Alla mia destra il dottore Di Stefano, buonasera. Dottore, l'avvocato Caterina buonasera. Montana, l'avvocato Fabio Pistorio. Buonasera. E qui in studio abbiamo il nostro opinionista, ospite fisso, avvocato Alfonso Gelo. Buonasera. Buonasera. Benvenuta Valeria a questa nuova trasmissione. Benvenuta a te, Enzo. Grazie. Allora partiamo con questo argomento interessante. Partiamo. Allora fra un po'. Tecna Salon Shop, professionalità, esperienza e cortesia al vostro servizio. Eleganza in un ambiente confortevole che avvolge il cliente in una nuvola di glamour e gradevoli essenze. Uomini e donne troveranno i principali servizi di hair care, estetica e consulenza beauty sui prodotti presenti nei nostri saloni di bellezza. Ci potete trovare presso il centro commerciale Etnapolis, Val Corrente e a Belpasso in via Giovanni Falcone 41. Per info o prenotazioni telefonare allo 095 78 67 331 o allo 095 91 7677. Taxi no problem? 095 61 88, innovativo, immediato e sicuro. Chiamalo 095 61 88, scarica Taxi Caller, l'app per smartphone. Potrai avere il tuo taxi immediatamente ovunque ti trovi. 095 61 88, taxi no problem. Questa sera, dicevamo, parliamo della rottamazione delle cartelle esattoriali. È un argomento che interessa una grande fetta delle famiglie italiane e delle aziende soprattutto. Potrebbe essere un'occasione, si parla di una possibile sanatoria di quelle cartelle che sono state iscritte al ruolo fino al 31/12 del 2016, ma adesso entriamo nello specifico parlando del decreto legge 193 del 2016 che tratta l'argomento in maniera molto generica, ma noi parleremo soltanto della parte che si riferisce appunto alle cartelle di pagamento. E per questo volevo mandare dalla regia un video. Doveva pagare ad Equitalia 87.000 euro, ne pagherà solo 11.000. È uno dei primi casi in Italia, il primo in Lombardia. Una donna in cassa integrazione si è vista notevolmente ridurre una cartella esattoriale in virtù della legge sulla composizione della crisi da sovraindebitamento. Accade a Busto Arsizio, in provincia di Varese, dove lo scorso ottobre il Tribunale ha approvato uno dei primi piani del consumatore in Italia. Questo ha consentito appunto ad un'impiegata in cassa integrazione di vedere accolta la richiesta del suo legale e di risolvere definitivamente una pesante situazione debitoria. Il debito nei confronti di Equitalia, che ammontava ad 86.000 euro, è stato così ridotto ad 11.000, vale a dire l'87% in meno, un importo individuato dal giudice in base alle attuali possibilità economiche della debitrice. Ecco, la prima domanda vorrei porla al dottor Di Stefano. Dottor Di Stefano, cosa si intende esattamente per rottamazione delle cartelle esattoriali? Ma a dir vero non è una rottamazione delle cartelle di pagamento, ma è una definizione agevolata della pendenza tributaria affidata chiaramente all'agente della riscossione per la riscossione dell'obbligazione principale e dell'obbligazione accessoria, ovvero sanzioni e interessi. Per definizione agevolata, chiaramente all'atto della presentazione dell'istanza da parte del contribuente, l'agente della riscossione inoltrerà chiaramente
ciò che è stato incamerato dagli enti impositori per la riscossione, e quindi per definire chiaramente la pendenza, chiaramente del debito in capo al contribuente, il contribuente ha l'obbligo di, per definire chiaramente a questo punto il debito, il tributo come obbligazione principale e gli interessi come obbligazione accessoria, nonché gli agi settoriali già iscritti. Quindi in pratica che cosa va a risparmiare il contribuente? Soltanto esclusivamente l'importo delle sanzioni e gli interessi di mora che sono stati addebitati dopo la notificazione della cartella di pagamento. Ecco, volendo fare, non le chiedo di fare una percentuale precisa, ma veramente molto generica, quant'è la percentuale di debito che si andrebbe a risparmiare? Sostanzialmente un buon 40%. Ecco, quindi non è poco. Sì, un buon 40% dell'obbligazione totale al momento dell'istanza, quindi entro il 31 marzo 2017. Una domanda per l'avvocato Montana: cosa si intende per carichi iscritti a ruolo? Per carichi iscritti a ruolo sostanzialmente si intendono gli importi debitori, ossia quelle somme che a seguito di controlli di ogni tipo o di accertamenti fiscali risultano essere dovuti dai debitori e vengono iscritti a ruolo. Il ruolo che altro non è se non un elenco analitico dei debitori e delle somme da essi dovuti, e viene formato dall'ente impositore che altro non è appunto se non il titolare del credito, il quale lo forma il ruolo e lo consegna all'agente di riscossione competente per territorio, il quale sulla base dei ruoli ricevuti provvederà a formare la cartella di pagamento. Ecco, proprio su questo punto, avvocato Pistorio, il contribuente come fa a conoscere che esistono dei ruoli a proprio carico? Beh, occorre fare un accesso praticamente presso l'agente di riscossione. In particolare bisognerà chiedere quello che normalmente potrebbe essere chiamato un estratto conto, che in realtà è l'estratto del ruolo. Ecco, lì si vede quali sono i tributi che sono iscritti. In particolare bisogna vedere se sono state fatte le notifiche, quindi le varie relative notifiche servono per capire se ci può essere prescrizione, ovvero decadenza da parte dell'ente impositore. E poi si vedono se sono state chieste delle rateizzazioni, per esempio, oppure se è aderito a delle agevolazioni. In particolare si vedono se sono iniziate delle procedure esecutive, però lo stato della procedura esecutiva non si vede, quindi quella poi andrà verificata dal professionista o man mano che si avranno accesso ad altri uffici. Va detto che praticamente questa possibilità di chiedere l'estratto di ruolo oggi è stata estesa anche attraverso le possibilità telematiche, quindi in via informatica può essere chiesto all'agente di riscossione attivandosi in un'area riservata all'utente attraverso la richiesta della password. Basta avere un'email e poi praticamente attraverso il PIN che viene dato dall'agente di riscossione o anche da Equitalia si può accedere agli estratti di ruolo e da lì fare un controllo per vedere qual è la situazione, anche perché poi nel momento in cui si fa la scelta di dover aderire alla rottamazione si può anche scegliere di aderire in tutto, in parte, indicando esattamente i ruoli a quale si vuole accedere all'agevolazione. Quindi si può fare anche una rottamazione parziale, diciamo. Parziale, o esatto. Anche per un solo carico. Anche per un solo carico. Ecco, dottore Di Stefano, a questo punto noi ci chiediamo quali sono i presupposti ed anche la fattibilità della definizione agevolata. Presupposti e fattibilità. Il presupposto sostanzialmente è che l'agente di riscossione ha in carico dei ruoli dal 2000 al 2016. La fattibilità è che sostanzialmente una presentata istanza entro il termine del 31 marzo. Però alla base occorre necessariamente, ritengo opportuno, verificare l'esigibilità del credito, sostanzialmente in termini di decadenza e in termini sotto il profilo anche della prescrizione, circa effettivamente se chiaramente quel debito potrebbe o meno essere oggetto di definizione agevolata. Oltretutto, fra gli altri presupposti, è che se c'è un'opposizione pendente davanti il giudice competente, il giudice tributario, sostanzialmente una delle condizioni è quella proprio della rinuncia
chiaramente all'opposizione. Quindi chi aderisce alla rottamazione rinuncia alle cause che è in corso. Sostanzialmente sì. Vogliamo ricordare ai telespettatori cosa si intende per prescrizione del tributo. Prescrizione sostanzialmente è la perdita del diritto alla riscossione maturato un termine da A, cioè dall'ultima sostanzialmente richiesta con notifica di un atto, del primo atto che è la cartella di pagamento, alla successiva che è un'intimazione di pagamento. Quindi la maturata prescrizione non è altro che la perdita del diritto dell'esigibilità del credito stesso. Benissimo. Per inerzia da parte del creditore. Benissimo. Avvocato Montana, quali sono i debiti che rientrano nell'agevolazione di pagamento? Rientrano nella definizione agevolata intanto i carichi affidati all'agente di riscossione dal 1 gennaio del 2000 al 31 dicembre del 2016 e possono avere ad oggetto IRPEF, IRES, IRAP, contributi previdenziali assistenziali, anche nei ruoli emessi da regioni, province e comuni. Per quanto concerne poi le sanzioni amministrative che derivano da violazione del codice della strada, va pagata per intero la sanzione, ossia la multa, però con esclusione degli interessi e delle maggiorazioni che sono previste dai tardati pagamenti. Benissimo. A proposito della domanda di adesione, vorrei chiedere alla regia di mandare una slide. Avvocato Pistorio, come si presenta la domanda di rottamazione delle cartelle? Sì, occorre fare un accesso presso l'agente della riscossione. Si può presentare anche con delle modalità telematiche. In ogni caso occorre indicare quelle che sono le rate, se si vuole aderire in un'unica soluzione o al massimo entro con 5 rate. Suppongo che ci saranno più richieste di adesione in più soluzioni. Sicuramente. Sì, sicuramente. E quello che è importante dire è che praticamente le prime rate debbono essere pagate in un tempo diciamo molto stretto, per cui occorre verificare la possibilità, per esempio, di poter dilazionare il credito o meno, perché anche sulle rate c'è un interesse poi del 4,50%, questo va detto. Va detto. E, poco fa, fuori onda, con il dottore Di Stefano accennavamo un po' anche alla problematica legata forse a questo numero minimo di rate, troppo esiguo. Esatto. Quindi probabilmente non sarà così agevole pagare in 5 rate. Cosa ne pensa? Sì, sostanzialmente è uno dei punti critici, a mio modesto avviso, dell'adesione, perché purtroppo l'ammortamento del debito ha una durata così corta, vista l'eventuale ampiezza del debito del contribuente tipo che dovrebbe sostanzialmente inoltrare la famosa domanda di adesione, che chiaramente potrebbe o meno optare per uno, due o n carichi iscritti a ruolo a proprio carico, quindi per la definizione del debito eventuale. Quindi bisognerà fare bene i conti prima di aderire alla domanda, se effettivamente si è nelle condizioni economiche per poter sostenere le rate. Necessariamente, giusto? Necessariamente, perché uno dei presupposti appunto della norma è quello che è della propria efficacia, e quindi di estinzione totale del debito, è quello dell'integrale pagamento della definizione stessa. Quindi alla base occorre fare un'analisi preliminare molto accurata e finalizzata appunto della propria capacità di estinguere il debito e di estinguere quindi diciamo eventualmente la transazione fiscale, quindi l'adesione agevolata della propria posizione debitoria, eventualmente o per tutti i carichi o eventualmente per il singolo carico. Anche perché vorrei che i nostri telespettatori sapessero cosa succede nel caso in cui si inizia a pagare per esempio una rata o le prime due e poi non si paga più, cosa succede? Purtroppo succede che quello che ha previsto il legislatore è la perdita dell'efficacia della domanda di disposizione agevolata. E i soldi già pagati? Non vanno in computo della definizione, ma vanno solo a scomputo del debito totale, quindi comprensivo di esenzione di interesse di morte. Ecco, questo è importante, questo è molto importante. Lo sappiate, insomma, prima di aderire alla domanda di rottamazione verificate l'effettiva capacità di rientro del debito, giusto? Esatto. Corretto. Una domanda per il nostro opinionista, che fino adesso è stato in silenzioso e religioso ascolto, è il momento di intervenire. Sulla possibilità di aderire, ci sono profili che presentano delle particolarità?
Sì, direi particolarità e per certi versi anche criticità, perché la definizione agevolata, come è stata correttamente definita appunto, riguarda anche quei tributi locali la cui riscossione non è delegata ad Equitalia. Ora, che succede? Che in questo caso... Per esempio, volessimo fare un esempio? Vabbè, anche diciamo il tributo relativo alla Tarsu. Alla Tarsu. Ecco, esatto. In questo caso... Diceva il dottore Di Stefano? Prego. Ci sono, c'è da verificare i momenti storici, nel senso che i carichi sostanziali delle tasse da riscuotere degli enti locali, perché tributi degli enti locali per il proprio sostanziamento dell'ente, per capirci Tarsu, ICI, eccetera, fino a un momento storico sono stati consegnati all'agente della riscossione, quindi iscritto al ruolo e quindi notificato con fino a una certa data. Da una quella data in poi? Stanno proseguendo con le ingiunzioni di pagamento, quindi sostanzialmente con la riscossione propria. Okay. E pertanto, fino a una certa data, li troviamo già consegnati all'agente della riscossione, quindi cartellinati e quindi sostanzialmente notificati con le cartelle di pagamento. Mentre dicevamo, per quelli che invece non sono cartellinati, sì, il problema è sostanzialmente che la definizione agevolata, quindi se poter aderire alla rottamazione, anche il numero delle rate e le modalità, sono delegate al singolo ente. Quindi quella che è l'autonomia finanziaria, in teoria un meccanismo virtuoso, rischia di creare delle sperequazioni, perché sostanzialmente abbiamo una sorta di divisione tra rottamati e non rottamati. E non rottamati. Un'applicazione a macchia di leopardo che insomma non è esattamente l'applicazione ideale dell'autonomia finanziaria. Quindi non c'è da questo punto di vista un'equità di Equitalia in questo. Giusto per fare il gioco di parole. Esatto, va bene. Potremmo dire così. Avvocato Montana, quali sono le modalità di pagamento dell'adesione agevolata? Il pagamento può essere effettuato mediante domiciliazione su un conto corrente, eventualmente indicato dal debitore già nella stessa dichiarazione di adesione alla definizione agevolata. In mancanza di tale dichiarazione può avvenire mediante il pagamento di bollettini precompilati che l'agente di riscossione farà pervenire a quanti hanno aderito alla definizione agevolata, unitamente all'indicazione delle rate e delle relative scadenze, oppure recandosi presso gli sportelli dell'agente di riscossione. Bene. Io vorrei a questo punto fare una domanda al dottor Di Stefano, se ci mandate quella slide sulle tabelle fisco-tasse, così possiamo anche seguirla dallo studio. Eccoci. Quali sono, dottore Di Stefano, gli effetti della adesione agevolata? Allora, effetti, come già si vede dalla slide, sostanzialmente il carico tributario totale in capo al contribuente, sostanzialmente vengono a essere depennati l'obbligazione accessoria, quale la sanzione collegata al tributo, e gli interessi di mora che decorrono dalla rituale notificazione della cartella di pagamento. Perfetto. Tutto il resto, quello che riguarda tributo, quindi l'obbligazione principale, gli interessi per i data descrizione, che sono gli interessi collegati al tributo, nonché le spese di notifiche, oltretutto gli aggi esattoriali, sono dovuti in fase di adesione agevolata. Ecco, che cos'è l'aggio esattoriale? Sono dei compensi di riscossione dovuti in questo caso all'agente della riscossione per la riscossione del carico iscritto al ruolo in capo al contribuente, quindi per la riscossione. Quindi un compenso per un la riscossione. Compenso. Esatto. Avvocato Pistorio, quali sono i tributi esclusi dall'agevolazione finanziaria? Dunque, abbiamo innanzitutto l'IVA da importazione, che non può essere inserita in questo computo. Poi abbiamo anche gli importi che vengono dati come aiuti di Stato. Ecco, siccome questi debbono, le sanzioni che ci sono in seguito agli aiuti di Stato non possono essere rottamati. Poi abbiamo le obbligazioni da condanna della Corte dei Conti, queste sono delle obbligazioni importanti. È chiaro che il principio per cui se la Corte dei Conti controlla i conti appunto dello Stato, poi verrebbero verificate da quello che sostanzialmente diciamo è un condono, quindi sarebbe un controsenso. Okay. Poi abbiamo l'aspetto che riguarda l'aspetto etico, quindi tutte le sanzioni che ci vengono da sentenze penali di condanna
o anche dai cosiddetti decreti penali di condanna, vanno anche questi considerati. Infine, quanto riguarda le violazioni del codice della strada, queste potranno essere, diciamo, anche queste rottamate, ma per un importo minore. Benissimo. Vediamo adesso un'intervista realizzata da Valeria Barbagallo al professore Roberto Serrentino via Skype a Roma, se non sbaglio. Siamo in collegamento direttamente da Roma con Roberto Serrentino, professore di diritto tributario presso l'Università Pegaso di Roma e presidente dell'Istituto di Ricerca Giuridico-Economica LEX. Il tema, benvenuto professore. Buonasera a voi. Il tema di oggi è il decreto legge 193 del 2016, comunemente riconosciuto come la rottamazione delle cartelle esattoriali. Professore, la rottamazione delle cartelle esattoriali come può interpretarsi nei rapporti tra contribuente e fisco? Beh, sicuramente è un provvedimento salutato favorevolmente dal contribuente. Questo rapporto sempre dragoniano, conflittuale che c'è fra il contribuente e l'amministrazione finanziaria, un provvedimento del genere, da qualche misura, da un lato alleggerisce, diciamo, le incombenze economiche, almeno potenziali possiamo dire, richieste dall'amministrazione finanziaria, dall'altra parte favorisce anche un alleggerimento delle pratiche contenziose, quindi diciamo il lavoro dei giudici. Quindi sicuramente è un provvedimento a mio avviso. Un ministro della Repubblica tempo fa disse che pagare le imposte è bello. Sì, è bello per l'amministrazione finanziaria dal momento in cui incamera denari che poi servono, diciamo, pubblici, eccetera. Per il contribuente un po' meno, perché peraltro dovendo pagare le imposte, che è un obbligo, non è una facoltà, si vede anche utilizzare, diciamo, quel denaro forse non proprio per dei servizi resi, diciamo, perfettamente. Quindi diciamo che è un provvedimento che comunque possiamo salutare felicemente nell'ottica del contribuente. Ma allora, professore, la rottamazione delle cartelle esattoriali può considerarsi un regalo al contribuente evasore, una forma di velato condono, oppure è l'ennesima resa dello Stato nella lotta all'evasione fiscale? Non c'è nessuna resa per quanto riguarda la lotta all'evasione fiscale, quindi non è un provvedimento che va in questo termine, in questo senso di resa, possiamo dire, e non è neanche un regalo al contribuente, perché in qualche misura contempera una serie di esigenze, come ho detto poc'anzi. D'altronde il fisco viene che è sempre alla ricerca, ovviamente, di nuove entrate, si trova a poter incamerare, diciamo, in tempi piuttosto brevi, piuttosto rapidi, delle risorse da utilizzare. Teniamo sempre presente quelli che sono dei parametri anche di riferimento che dobbiamo rispettare a livello di Unione Europea nel rapporto, diciamo, PIL debito pubblico, quindi insomma delle entrate immediate in questo senso sicuramente, diciamo, favoriscono anche il rispetto di questi parametri. Grazie mille, professore, nella speranza di averla nei nostri studi qui a Globus Television, la ringraziamo. Linea allo studio. Grazie a voi. Avvocato Gelo, lei si trova effettivamente d'accordo con quanto affermato dal professore Roberto Serrentino? Può darci una sua opinione personale sull'argomento, su quanto detto? Sì, diciamo che è un'opinione largamente condivisibile, quella autorevolmente rilasciata, anche perché in effetti il meccanismo messo in atto dal legislatore non è del tutto nuovo. Per certi versi ricordo un po' anche un provvedimento normativo del 2013, anche in materia di sanzioni in materia stradale, quello che riguarda la possibilità di uno sconto del 30% con un pagamento entro 5 giorni dalla notifica. Ecco un po' il meccanismo di la legittima esigenza dell'amministrazione di fare cassa può motivare entrambi questi provvedimenti, ecco. Bene. Grazie. Vorrei passare per un attimo dalla lettura della norma e dei relativi commenti a un'opinione personale. Avvocato Montana, cosa ne pensa di questa rottamazione delle cartelle?
Beh, certamente costituisce un'opportunità per i debitori che abbiano in sospeso piccoli debiti, probabilmente un po' meno per quanti siano schiacciati pesantemente dai debiti. Ad ogni modo, se vogliamo vedere un aspetto positivo, diciamo che l'adesione alla definizione agevolata vengono bloccate quelle che sono le azioni esecutive e cautelari da parte dell'agente di riscossione. Quindi questo è un vantaggio, potrebbe essere un vantaggio, proprio perché nella misura in cui si aderisce alla definizione agevolata, l'agente di riscossione non può né proseguire né avviare appunto azioni esecutive, quindi non può iscrivere fermi amministrativi, ipoteche, fermo restando ovviamente le ipoteche e i fermi amministrativi che già risultano iscritti alla data di dichiarazione di adesione alla definizione agevolata. Bene, mi pare che abbiamo potuto appurare che la visione dell'avvocato Montana sia abbastanza positiva, ottimista. Ma siccome la nostra trasmissione riguarda i diritti ma anche le insidie. Chiederei all'avvocato Pistori di esprimere anche lui un suo parere sulla norma da un punto di vista un po' meno favorevole. Positivo. No, diciamo che sicuramente, innanzitutto sono d'accordo con l'opinione della collega dell'avvocato Montana, sicuramente è un'opportunità, però è un'opportunità da cogliere fino in fondo. Abbiamo prima il nostro opinionista faceva riferimento ai tributi degli enti locali che dovevano essere, diciamo, ovviamente entrare a far parte della rottamazione nel caso in cui ci fosse stato un regolamento da approvare entro l'1 febbraio. Questo regolamento, mi riferisco al comune di Catania, ma anche ad altri comuni, purtroppo per i tributi locali, non è stato adottato. In un momento di crisi per le famiglie, per le aziende, per le imprese, una crisi che dura 9 anni e che purtroppo insiste sul nostro territorio, allora, escludere una possibilità di questo genere, secondo me, da un punto, diciamo, di vista strettamente di opportunità per i cittadini di poter far fronte anche agli impegni con lo Stato, certamente diventa un problema. Cioè, mi spiego meglio, era un'opportunità che non è stata colta fino in fondo. Allora, ci sono alcuni deputati, sia a livello nazionale, sia anche il Comune di Catania con l'ANCI, stanno chiedendo di riaprire i termini in modo da poter permettere anche alle amministrazioni locali di poter aderire alla rottamazione. Questa cosa, senz'altro, è da auspicare in maniera tale che, insomma, ci sia una maggiore, diciamo, compliance, diciamo così, utilizziamo questo termine, tra il cittadino e la pubblica amministrazione. Ecco, io invece volevo chiedere al dottore Di Stefano, che essendo un tecnico della materia, appunto, secondo lei, da un punto di vista tecnico, la norma la trova esaustiva o ci sono delle zone grigie che emergono appunto nell'applicarla? Ma è esaustiva per certi profili, ma zone grigie ce ne sono. Esaustiva quella che innanzitutto, riprendendo il discorso di poco fa del termine cartellinato, comunque la questione del ruolo notificato, e valutare sostanzialmente alla base se ci sono dei vizi di natura sotto il profilo della decadenza dell'azione o sotto il profilo della prescrizione, quindi dell'esigibilità del credito. Attenzione che nel momento in cui il contribuente presenta l'istanza, vengono a essere sospesi per questo periodo dell'ammortamento della definizione agevolata i termini chiaramente di prescrizione e decadenza, quindi valutare alla base la fattibilità dell'adesione. Un'altra cosa molto importante è la norma prevede purtroppo che la definizione c'è, si può fare, solo se nel proprio carico ci sono iscritti dei tributi, quindi l'obbligazione principale, ma se si dà il caso che nel proprio carico sono solo sanzioni, quindi sostanzialmente il carico a ruolo è previsto solo sanzioni, interessi e quindi sostanzialmente agi settoriali, quel carico è indefinibile, non si può definire. Quindi alla base cosa c'è? Una disparità di trattamento tra un contribuente che sostanzialmente dovrà pagare anche la somma di un singolo euro e 100 euro di sanzioni, il caso invece di un altro contribuente che ha 100 euro di sanzioni e 0 tributi,
lo stesso carico eventualmente non si può definire. Chiaro, chiaro. Molto chiaro. Nello stesso tempo, scusi ancora, un'altra cosa molto importante è quella della definizione in itinere dell'eventuale tributo con dei procedimenti di procedura di esecuzione forzata in questo periodo. Quindi il contribuente non si può bloccare a pagare eventuali rateazioni fatte in questo periodo da 1 gennaio 2017, 31 luglio 2017, perché fino a quando la revisione non è partita dal punto di vista giuridico, quindi non si è pagata la prima rata, sostanzialmente non ha proprio efficacia. In questo caso rimani bloccato, quindi devi notoriamente pagare le istanze di rateazione proposta. Grazie. Grazie mille. Avvocato Gelo, per concludere, vogliamo dire qualcos'altro in merito a queste possibili insidie nascoste nel provvedimento? Sì, naturalmente c'è un'altra insidia che è collegata a quanto già è stato correttamente rilevato in merito alla rinuncia ad un eventuale contenzioso che sia già pendente e già instaurato come presupposto per aderire alla definizione agevolata. Ecco, per fare un paragone, prima abbiamo accennato allo sconto del 30% sulle multe stradali, per intenderci, e che in quel caso è una libera scelta del contribuente utente che non comporta ulteriori conseguenze. In questo caso invece la rinuncia agli atti comporta delle ulteriori spese, perché parlando, come capirete, di un giudizio già pendente, ci sono già dei costi già che sono scaturiti dallo stesso processo. L'avvocato, le spese, esatto, di giustizia, spese di giustizia, le marche da bollo. Esatto, tutta una serie di spese. E dobbiamo considerare che nel processo tributario vige il principio, per dirlo in maniera semplicistica, chi rinuncia paga, questo salvo contrario avviso della controparte, che però non è stabilito nel provvedimento relativo alla definizione agevolata. Questo significa che il contribuente che decide di aderire alla definizione agevolata avrà a suo carico anche le spese processuali. Ma della, esatto, propria della difesa, propria. Non credo anche della difesa dell'agenzia. Vuol dire, scusi, eventualmente proporrà una istanza di cessare la materia del contendere e quindi con una proposta al giudice di compensazione delle spese. Sì, sì. Però scusa, qui entriamo, scusate, un po' troppo sul tecnico. Io vorrei che passasse un messaggio ai telespettatori, cioè finalmente, se voi avete delle cause in corso con l'Agenzia delle Entrate e aderite all'agevolazione di cui stiamo parlando, cosa succede? Voi ovviamente pagherete il vostro avvocato, ormai le spese le avete sostenute, ma certamente non pagherete anche le spese. Questo a prescindere da qualsiasi istanza. Sarà in automatica cosa, possiamo dirlo? Non siamo noi. Allora, diciamo innanzitutto, questa è un po' una scelta criticabile del legislatore. Sarebbe stato più saggio appunto considerare la questione chiusa, quindi una cessata materia del contendere, cioè nel senso non c'è più contendere perché appunto la... Avete fatto la definizione agevolata. Invece, okay, in questa cosa sono a carico, cioè in qualche modo il contribuente perde le spese processuali. E poi a questo aggiungo, forse per certi versi ancora peggio, un po' paradossale, che può esserci anche un caso diverso, cioè il contribuente in sede di contenzioso tributario è vincente e l'amministrazione che propone appello, quindi in quel caso si invertono le parti. Qui è l'amministrazione che dovrebbe rinunciare, anche se questo non è esplicitamente previsto dalla normativa in materia di definizione agevolata. Beh, però mi scusi avvocato, però in quel caso in una fattispecie dove sia una sentenza favorevole al contribuente, non mi pare il caso che vai a presentare un'istanza di definizione agevolata. O perlomeno vedi sostanzialmente la fondatezza del proprio ricorso inoltrato alla controparte per la fattibilità o meno di quello che può essere una definizione agevolata per la propria posizione. Quindi lei dice, se già ho vinto la causa in primo grado, perché devo rottamare quelle cartelle? Assolutamente. Potrei anche farlo per rischiare completamente la giudizio. Però effettivamente diciamo, mi sembrerebbe un nonsenso aver vinto il primo grado e poi... È un nonsenso. Da lei al giudizio comunque posso, è chiaro. Che diceva, avvocato? Posso dire che la rinuncia alla lite è stata... è un meccanismo in effetti nuovo rispetto agli altri condoni.
è stato dato come incentivo, diciamo, per che siccome questo condono è più ricco, perché ovviamente ci sono le sanzioni che vengono, diciamo, condonate, gli interessi di mora che vengono condonati, abbiamo detto, diceva il dottore Di Stefano, circa il 60% comunque. Sì, il 60% dell'abbattimento, il 60% effettivamente da estinguere. Quindi questo cosa comporta? Comporta che prende lo Stato si cautela quantomeno sotto l'aspetto delle liti giudiziarie. Diciamo, è un altro meccanismo di deflazione del... Sì, però non dobbiamo confondere con la lite fiscale pendente di qualche anno fa. Perché la lite fiscale di qualche anno fa, sostanzialmente in base alla fattispecie che è controversa, c'erano delle aliquote di abbattimento del debito. Qua invece soltanto è una definizione agevolata del carico pendente a proprio carico. Sì, quindi, e questo fra l'altro per un periodo che va dal 2000 al 2006. Perfetto, quindi al di là di questi preciso. Aspetti che riguardano strettamente la sfera finanziaria del contribuente, c'è da dire, e concorderete con me, che così facendo lo Stato si sgrava un po' di liti, di spese di giustizia per le commissioni tributarie, che sono veramente sovraccariche, mi risulta. Sì. Probabilmente un alleggerimento si dovrebbe avere. Va bene, io vi ringrazio e per un attimo pubblicità. Taxi no problem, 095 61 88, innovativo, immediato e sicuro. Chiamalo 095 61 88, scarica Taxi Caller, l'app per smartphone. Potrai avere il tuo taxi immediatamente ovunque ti trovi. 095 61 88, Taxi no problem. A questo punto direi che abbiamo trattato questo argomento sufficientemente, ma non è escluso che potremmo tornarci, anche perché... Se effettivamente dovesse esserci una proroga sul termine per presentare la rottamazione, significherà che saranno subentrate delle modifiche anche a questa adesione. Quindi se così sarà, vuol dire che noi faremo, direi, certo, un'altra puntata, anche perché vorrei aggiungere anche uno stato di diciamo disagio delle famiglie italiane, degli imprenditori italiani, che per anni sono stati vessati, permettetemi il termine, dalle cartelle di pagamento, da queste buste nere, anche brutte anche a vedersi, direi, no? Che in qualche modo hanno tolto sonno e tranquillità alle famiglie italiane, nelle case. Molta gente pensava di risollevarsi e neanche il tempo si è rivista a recapitare, notificare una cartella di pagamento. Quindi, diciamo, c'è una funzione effettivamente, direi, anche sociale oltre che economica in tutta questa operazione. Quindi se dovessero intervenire delle novità, noi sicuramente di Indifesa ve ne daremo atto. Io voglio ringraziare gli illustri ospiti intervenuti stasera, il dottore Di Stefano, grazie di avermi invitato, l'avvocato Montana, grazie, l'avvocato grazie. Pistorio, il nostro opinionista, l'avvocato Gelo. Grazie a voi, buonasera. E grazie anche a te, Valeria, grazie per avermi supportato grandemente anche in questa seconda puntata. Grazie a te, Enzo. E visto che siamo in tema di ringraziamenti, ringraziamo anche Trucco e Parrucco, la signora Pina Costante, che mi ha truccata oggi. E vorrei anche ringraziare tutti voi per essere venuti qui, un ringraziamento personale. E ringraziamo anche chi ci segue da casa. Certo, e a questo punto do un appuntamento ai nostri telespettatori per la terza puntata di Indifesa, che posso già anticiparvi verterà su un argomento altrettanto, diciamo così, caldo, che è quello dell'usura bancaria. Ma questo alla prossima. Grazie e un buon pomeriggio. Grazie ancora, arrivederci. Questo programma è stato offerto da Art & Frame Surreale, da oltre 30 anni cornici su misura, oli e grafica d'autore, stampa su carta e tela e ancora complementi d'arredo e liste nozze. Il nuovo showroom situato al numero 1 di via Martino Cilestri a Catania presenta un'esposizione delle migliori cornici pensate e create per accontentare anche la clientela più esigente.
E inoltre rendiamo disponibile il nostro showroom per vernissage, esposizioni, mostre ed eventi. Art & Frame Studiale a Catania in via Martino Cilestri 1, telefono 095 092 4369. La TV si è oscurata? La videocamera si è bloccata? Problemi sul tuo impianto audio? Rivolgiti al centro assistenza AVS Elettronica. AVS Elettronica, assistenza tecnica autorizzata per apparecchiature Samsung, Sharp e inoltre Haier, Telefunken, tutto per l'audio e il video. Impianti Hi-Fi, autoradio Alpine. AVS Elettronica, efficienza e tempestività per la risoluzione dei tuoi piccoli e grandi problemi tecnici. A Catania, in via Sassari 2H, c'è AVS Elettronica. Il centro assistenza che ti conquista. Info 095 44 66 96.